Buongiorno a tutti, questo siamo qui con Mister Dido del Chieri. Mister, le chiedo che partita è stata, secondo lei, dal suo punto di vista, se ha rispecchiato la preparazione che ha avuto con la squadra e se questo può comunque dare buoni segnali per l'inizio del campionato. Ma certo che una sconfitta non può dare buoni segnali, perché è sempre una sconfitta. Avevamo voglia di fare una buona prestazione, di cercare di passare il turno, quello che ho detto ai ragazzi. E mi spiace per il risultato, perché è un risultato passivo. In 10, dalla mezz'ora del primo tempo, il Fossano ha avuto l'occasione per chiudere la partita già con il rigore, e poi ci siamo complicati la vita da soli, perché sia nella prima parte che dopo. Diciamo che ci siamo complicati la vita da soli, quindi quando si commettono degli errori del genere è giusto essere qui a commentare una sconfitta. Forse dobbiamo capire velocemente che tipo di partite ci aspettano, non l'abbiamo ancora capito nelle ultime uscite delle amichevoli. Sono sempre state partite dove magari la squadra avversaria ci lasciava la gestione del possesso e noi sbagliamo troppo, e lo facciamo con una intensità non da questa categoria. Bisogna avere un modo di muovere la palla molto molto più intenso. Assolutamente, chiedo anche questo, un inizio di campionato che ormai è agli sgoccioli, come vede il suo Chieri per questa stagione, un po' in base anche alla partita di oggi, comunque nell'ultimo periodo cosa ha visto? Ma sono 40 giorni che lavoriamo, dal 2 agosto. Credo di avere a disposizione una rosa con dei valori importanti, con delle capacità tecniche importanti, ma ripeto quello che ho detto prima, in questa categoria se ne fa ben poco. Forse è un errore mio, me ne assumo la responsabilità, perché non sono stato in grado, soprattutto, ripeto, nelle ultime settimane, in grado di trasmettere questa determinazione, questa intensità che ci vuole nel muovere la palla, nel creare pericoli, e poi determinazione nel fare gol, perché oggi le occasioni per fare gol le abbiamo avute. Bisogna avere una determinazione diversa se si vuole giocare con questo modulo, nell'essere propositivi nella metà campo avversaria. Bisogna avere una cattiveria molto molto superiore quando si gestisce la palla e quando la si perde, se no altrimenti non facciamo dei discorsi inutili. Quindi bisogna lavorare molto. Domenica si inizia. Mi dispiace molto, ripeto, per l'uscita dalla Coppa Italia, perché era una competizione a cui ci tenevamo, ti dà la possibilità di giocare, di dare minutaggio, e niente, ci siamo fatti del male da soli. Mi sarei chiesto solamente più questo, forse rientra un po' nelle domande futili che diceva prima, però per dover di cronaca le chiedo obiettivo societario di questa stagione, punta a salvarsi, quindi c'è magari qualcosina in più. Ma sicuramente vogliamo migliorare la stagione scorsa, che è stata una stagione molto difficile, quindi secondo me con una squadra così, gli obiettivi dobbiamo crearceli noi giornata dopo giornata. Sicuramente non possiamo accontentarci di prestazioni del genere, e dobbiamo sicuramente alzare l'asticella se si vuole essere protagonisti in questo campionato. L'essere protagonisti non vuol dire vincere il campionato, ma quello che penso io è che bisogna scendere in campo ogni domenica per cercare di vincere contro chiunque. L'atteggiamento, ripeto, la determinazione, l'intensità in cui si muove la palla deve essere superiore a quello che abbiamo fatto oggi, altrimenti si va incontro solo a dei rischi inutili. E oggi la dimostrazione che il Fossano ha fatto due gol e ha preso un rigore su delle disattenzioni clamorose nostre. Grazie mille, mister.